delle espansioni. Altre domande? Arrivo. Il motivo Aspetta, aspetta, una volta il microfono. So, why did you choose to be an artist, a person that actually paints magic cards or cards in general? Cards in general. I guess I enjoy the challenge of making an art brief, which is an art description work. Because sometimes I'll get a very challenging art description, and I'll just read it and go, you know, it'll have lots of detail and lots of things that are very difficult, and just go, wow. So if I can make that work, it's very satisfying. E fondamentalmente lui voleva dipingere e disegnare nella vita. E nella fattispecie disegnare le carte, soprattutto adesso che ci sono delle specifiche molto precise che deve seguire, delle direttive, è una grossa sfida. E quindi quando lui riesce a rendere la carta per esattamente come gliel'hanno richiesta, è una grossa soddisfazione. I don't have the patience to take my paints with me and sit on the beach and paint the ocean. Dice, fra l'altro non ha assolutamente la pazienza di andare al mare e portare con sé tutti gli oli e insomma le tele per dipingere l'oceano, non fa per lui. This is more fun. Questo è più divertente. Altre domande? Nessuno? Sentiamo. Mai capitato che dopo aver disegnato una carta non è stata accettata? So, did it ever happen when that you submitted a card and they did not accept it? Not that often, actually, and I don't know why. Sometimes, maybe if I turn things in too late, it's too late to have it changed. But usually the art director will catch a problem at the sketch phase. They go, that's not quite what we're looking for. Could you make this, you know, a little different or compose it a little bit differently? So usually if there is a change, usually it's at the sketch. It's very rare that I've had an art director that actually turns it down at the very end after it's painted. It's still common. I mean, in any business that an art director will, you know, even if the sketch is accepted, they'll make a 100% change at the end, which is frustrating. But I haven't had it happen very often, which was the coach. Dice che non è successo molto spesso. Di solito, dal momento che loro mandano gli schizzi per il disegno prima di completarlo, insomma di dipingerlo, se ci sono dei cambiamenti da fare, vengono fatti precedentemente. Quindi quando arriva lo schizzo, che è ancora soltanto un abbozzo del disegno vero e proprio, di come sarà. Di solito quando si è già in fase conclusiva non capita. Dice ovviamente che è capitato qualche volta che dei direttori artistici gli hanno fatto cambiare il disegno del tutto dopo che l'ha consegnato. Abbastanza frustrante, ovviamente, però fa parte del lavoro, insomma anche questo fa parte del lavoro. Dice che probabilmente a lui non è successo così spesso perché li consegna all'ultimo minuto e non hanno più il tempo per farli cambiare. Also, the art director for Magic knows what he's getting. Usually, the artwork is not a big surprise. Like when I get it, they go, okay, that's what I was expecting Mark to do, and that's okay. I have actually done work for Dungeons and Dragons, and I'll turn it in a piece, and they go, we need lighter, we need more contrast, more light, more contrast, whatever. And that's why I usually do Magic the Gathering by paint, because I enjoy it. But with the other role-playing games, I'll do it digitally, on the tablet.
at least the final stage, because it's easier to change, and if an art director has a problem, I can just take it to Photoshop and send it back. E dice che fondamentalmente il direttore artistico di Magic conosce bene i suoi artisti e sa cosa aspettarsi. Quindi fondamentalmente quando gli viene commissionato un disegno e il direttore artistico lo vede, sa già cosa aspettarsi da lui. Mi è capitato invece molto spesso che per altri progetti come Dungeons and Dragons oppure Guerre Stellari gli abbiano chiesto dei cambiamenti, che potesse essere la luminosità, il contrasto, se deve essere più chiaro o più scuro. Quindi per quasi tutti i progetti che non sono Magic lui preferisce andare in digitale, così che basta metterlo su Photoshop e fare i cambiamenti in pochi istanti. Non gli richiedono tutto il lavoro che potrebbe richiedere il dover rifare un dipinto. Anna, vuoi fare una domanda? Sì, io volevo sapere i tempi di consegna. Noi qua abbiamo avuto diverse conferenze tra fumettisti, editori di giochi, sceneggiatori, insomma abbiamo avuto una serie di ospiti che hanno esplicato quelle che sono le consegne, i tempi di lavoro, se c'è un lavoro di equip, se c'è un confronto, quindi a me interessava sapere un po' più di tecnicismi. So we've had several artists and writers, and we know there are some schedules you have to follow, you have to do due dates, so how does it work if you're working for Magic, as an artist in Magic, what kind of deadlines you have to follow, and to be, sorry, and is it a teamwork, is it more of a role work, how does it work? Ciao Anna. I guess well, deadlines are always important. It used to be at the very beginning we would have about 4 months to work on a set. You know, from the announcements of the assignment to actually get the cards done. I would have like 4 or 5 cards. The first set it was 15. But we had a long time to get those cards done. Now it's much shorter because the production schedule is much shorter. Okay. Quindi all'inizio, anche se aveva molte più carte da fare, quindi gli davano magari 15 carte, avevano circa 4 mesi per consegnarle, che gli dava un discreto tempo per poter lavorare su carte che magari sono molto diverse per loro e hanno stili diversi. Mentre adesso, dal momento che ci sono molte più uscite di espansione, molto più in fretta, naturalmente i tempi si restringono. Oh, by the way, the first very few sets, at the beginning I was working in watercolor and colored pencil because we had to get them done very, very fast. We had a lot of them. This is when we had few artists, but a lot of artwork. All'inizio, quando erano davvero pochi gli artisti che lavoravano sulle carte di Magic, lui preferiva usare acquerelli e matite perché doveva fare in fretta e ovviamente con i colori acrilici o gli oli non si può. E quindi doveva sbrigarsi. Adesso che ha insomma la possibilità di avere meno consegne da dover rispettare, si può permettere di utilizzare gli acrilici. Oh, I'm sorry, what was the other question? The deadlines. Now, generally we have a couple weeks to come up with the sketches and maybe one more month, 4 weeks to actually paint it once the artwork is approved. Durante l'asta, sempre in licenza, opere originali di Fabio Celoni, Lelio Bonaccorso, Marco Paiva, Emiliano Santa Lucia, Angelo Capone, Luigi Smontiarchi, Mark Tatum, Nicolò Sirelli, Lucio Paiva, They are speaking about Matteo Sarelli, tutti artisti nostri della fiera che si sono prestati per beneficenza all'arte.
You made a play before, and then Pippo, the man who are speaking, explained that at 6 o'clock we will have asta di beneficenza. The bidding, si. So he just named every artist that worked for that. Oh, okay, okay. I know that. Well, so you said, okay. The quindi diciamo adesso gli danno circa una settimana per fare i bozzetti e poi 4 settimane per produrre il dipinto vero e proprio. Oh no, a few weeks for sketches and a few weeks for the final piece, or sometimes it's about a month and a half, or sometimes 2 months. But I do fewer cards, so I try to do more complicated, larger artworks. Unless, you know, if you're Kev Walker, who will take, you know, the art director will give him a lot of artwork because they know he can do it. Because he's a comic book artist, you know, the beginning, so he works fast. Okay, diciamo la maggior parte degli artisti che lavorano adesso per Wizard per le carte di Magic di solito fanno dei dipinti un po' più grossi, così possono essere più dettagliati anche dopo, prima della scansione. A parte uno, tranne Kev Walker, che siccome è un fumettista, è abituato a fare tanti disegni in fretta, e quindi a lui gliene danno, tipo, danno, consegnano 20 tavole da fare, perché è abituato a lavorare molto più in fretta. That's why he has so many cards, you know, per set. He is fast. Perché lui è veramente veloce, questo è il motivo per cui continua a fare un sacco di carte, ne vedete un sacco. Troppe domande. Io volevo sapere se per caso ti era mai stato proposto, oppure se ti era mai venuto in mente di lavorare per fare dei bozzetti per i film, per cartoni animati, magari più con ambientazioni particolari come il fantasy oppure il gotico, diciamo questo. Were you ever asked to make concept arts for the movies or animated movies? Not maybe yet. Fantasy related or sci-fi related. Not yet. I'd like to work on film, or I'm doing work for concept work for games. But I haven't made any, I guess, relationships with art directors in the film industry yet. But I'm always looking for to do more work for concept artwork because I enjoy it. Sometimes I think my artwork is actually just glorified concept art anyway. Quindi lui dice che sfortunatamente non gli hanno ancora chiesto né per la cinematografia né per il film d'animazione, però lui sicuramente sarebbe interessato, anche perché definisce i suoi dipinti come degli artwork, dei concept colorati. Più nemmeno, lui ha il suo stile di disegno è molto simile a quello dei concept art. E quindi, ma quando si arriva ai tuoi livelli, si aspetta una chiamata oppure ci si propone? So, when you are as famous as you are, do you usually wait for them to call you or you try to contact them? Because I know I would try to contact them. Right, well, if one is serious about doing any sort of artwork, or any different genre or different industry, we have to be serious about tailoring your portfolio and trying hard to make connections. And I don't think I've done that enough, just because I've been busy. But it's important to look for work and not just wait for people to come to you. So it's best to do both. Dice fondamentalmente quando se si vuole essere molto seri nel fare questo tipo di lavoro bisogna intanto costantemente aggiornare il proprio book con nuovi e diverse tipologie di disegno e poi comunque bisogna cercare di prendere contatti sicuramente. Non ci si può permettere di aspettare una chiamata perché molto spesso quella chiamata potrebbe non arrivare mai, quindi consiglio a tutti comunque di intrattenere relazioni con persone del settore per poter in qualche modo avere i giusti contatti e bisogna muoversi in buona sostanza.